quello che mi riguarda è un bel venerdì, poi fra un'ora vado a prendere l'aereo per andare a Palermo, dove domani rischio il rinvio a giudizio per aver difeso il mio paese, con la stranezza di un segretario di partito momentaneamente alleato di governo, e penso a Letta del PD, che ieri giubilante indossava la felpa di una ONG con cui sono a processo domani, e quindi alla faccia delle provocazioni, del buon gusto e del governo di unità nazionale, se qualcuno si augura che io finisco in galera e sfoggia le felpe di chi mi vuole in galera, non fa un buon servizio al paese. Qualche giornalista mi ha chiamato nelle ore scorse dicendomi: ma allora ha vinto la Lega, allora è passata la linea Salvini, allora è passata la linea delle regioni. No, no, vince il buon senso. Se, come promesso, grazie a Dio, ai vaccini, ai medici e al rispetto degli italiani, settimana prossima il Consiglio dei Ministri procede con un calendario di riaperture che riaccompagna milioni di italiani alla vita, allo sport, alla cultura, alla salute, all'incontro, non ha vinto Salvini, non ha vinto la Lega, ha vinto il buon senso. Spero che coloro che vedono solo rosso, 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 se ne siano fatti una ragione.